Gianni Belli della Unione Emiliano. Facciamo parlare di te. E poi c'è Carmine. No, no, Carmine. Prima possiamo parlare un invitato della Cuba che è stato citato, quindi aspetta. Marcelo Amendola. E poi Carmine, migliore. Allora, credo sia doveroso iniziare il saluto ai delegati. Vediamo. Iniziare dal saluto ai delegati, alla presidenza, a Massimo, a Vincenzo e a tutti i presenti. Porto il saluto fraterno da parte della Confederazione Italia di Base. E inizio dicendo che può sembrare strano, ma io condivido in pieno quanto detto nella relazione, condivido in pieno anche quanto detto da Vincenzo prima sui 50 anni dell'Unione Inquilini e dell'analisi che ha fatto, e anche condivido l'intervento che ha fatto Gianni. Fino adesso ho fatto l'unblame, però vorrei iniziare da un percorso, perché io questo congresso della Unione Inquilini, sì, mi è consentito, non perché faccio portavoce nazionale della CU, lo sento anche mio, perché dall'inizio il mio rapporto con la Unione Inquilini è stato da persona interessata, perché l'Unione Inquilini, come diceva prima Gianni, è trasversale alla CU. Noi, molti di noi, siamo persone che collaborano con l'Unione Inquilini, ma siamo pure tesserati alla CU, chi pensionato, chi perché è un lavoratore, o chi perché è un disoccupato. Io ricordo che questo mio rapporto inizia più o meno una ventina d'anni fa, parlo di inizio del 99 probabilmente, quando sono stato scelto responsabile per la CUB nella provincia di Avellino. Questi erano qualche mese prima era stata citata pure, era subentrato la legge, la 431 del 98, ancora non si capiva molto granché. Io devo essere sincero, quando ho cominciato ad occuparmi di Unione Inquilini non capivo assolutamente nulla. Per me, che venivo dalla fabbrica e non me ne ero occupato d'altro, parlare della casa era un mondo a parte. E in questo devo essere sincero, ci ha aiutato tantissimo Vincenzo, lo chiamavamo quasi tutti i giorni a Firenze, perché può sembrare strano oggi, no? Ma tutti questi mezzi tecnologici 20 anni fa non c'erano. O ti sentivi per telefono, o a malapena cominciavano a uscire le mail o il fax. Questo era l'unico sistema che potevamo utilizzare per collegarci. Sembrava un'eternità, ma questo è stato il primo. E io a questo sono molto legato, perché il ricordo che tengo da quella esperienza lì è bellissimo. Ma con la Unione Inquilini tengo un altro ricordo, più recente, che ho visto adesso passando le fotografie lì sopra, la marcia che abbiamo fatto a Napoli, nei territori, nei quartieri che erano gestiti, che sono gestiti dalla Camorra, perché bisogna dire le cose come stanno. Io mi ricordo che in quell'occasione ho accompagnato Pier Giorgio Tiboni, che già aveva anche delle difficoltà per muoversi, ma vuole fortemente essere presente a quel giorno, a quella manifestazione, solo per dare il supporto e il sostegno a Mimmo, che lui se lo ricorda, ma anche per essere vicino all'Unione Inquilini, in quella, perché quando toccano una persona dell'Unione Inquilini toccano a tutta l'Unione Inquilini. Tengo da quella iniziativa un ricordo bellissimo, probabilmente una delle iniziative che più mi ha toccato da quando faccio attività sindacale. Ma
allora che alla fine degli anni 90, quando cominciai a fare questo tipo di ragionamento, cominciai a conoscere che c'era un mondo diverso oltre a quello del lavoro, che era il mondo della vitale. E guardate che c'è ancora oggi una grande consapevolezza che la gente pensa che il mondo del lavoro e il diritto alla casa siano due cose completamente slegate. E se parlate con i lavoratori, con i pensionati, con i disoccupati, pensano che siamo due cose distinte e separate. Che c'ha a che fare un'organizzazione sindacale che si occupa del lavoro con il diritto alla casa? Bene, penso che noi dovremmo fare una valutazione importante su questo. Ritengo che debba essere approfondito e che il nostro lavoro per il futuro, parlo come CUB, da cui la Unione Inquilini è parte integrante dalla nascita, dovremmo dare una spiegazione alle persone su come muoversi su questo argomento. Guardate, faccio un esempio banale che probabilmente non tutti ci pensano, no? Ma i padroni e il governo ci ha pensato, e come? In questi giorni vengono nelle nostre sedi le persone a fare le dichiarazioni di reddito e scoprono che per il sistema capitalista che ci governa la casa genera reddito. Allora io dico, e mi faccio la domanda che ce la dovremmo fare tutti quanti noi: ma perché non tutti i lavoratori, non tutti i pensionati, non tutti i disoccupati possono avere la possibilità di partecipare a quel reddito? Perché dovremmo lottare per poter avere una casa? Se un reddito deve essere garantito a tutti, dobbiamo avere tutti quanti la possibilità di partecipare a quello che viene utilizzato il beneficio della casa. La casa non è un beneficio, la casa è un diritto. E io, visto che ho ancora poco tempo, voglio dire che noi insieme abbiamo passato dei momenti di difficoltà, di contrasto, di incomprensioni, e ci sta, e ci mancherebbe che all'interno di un'organizzazione sindacale non ci siano delle visioni diverse, anzi, quello lì è la fonte, diciamo, della nostra forza a livello sindacale. Io penso che nella dialettica, nel confronto, nella sintesi, ma soprattutto nella ricerca di nuovi orizzonti comuni come organizzazione sindacale, di come comunicare diversamente, ma tra noi, ma anche con gli altri, dovremmo misurarci per gli anni a venire. Nei mesi scorsi, quando ci siamo incontrati con Massimo, abbiamo detto che una volta finito questo congresso avremmo dovuto cominciare a lavorare alla formazione congiunta tra l'Unione Inquilini e la CUB, per creare insieme anche nuove forme di comunicazione. E devo dire che, l'ho detto già anche a lui, l'Unione Inquilini sta facendo passi da gigante, noi come CUB ci dovremmo ancora adeguare. Comunque, con questo punto, per togliere anche la possibilità di essere richiamato ulteriormente e lasciare lo spazio al proseguimento del congresso, ribadisco una cosa, un concetto che per me è importantissimo. E guardate, lo dico veramente col cuore: per me non ci può essere un'Unione Inquilini senza CUB, così come non ci può essere una CUB senza Unione Inquilini. Vi auguro un buon lavoro e un buon congresso a tutti. Grazie, grazie Marcello. È un augurio che faccio io, che facciamo la nostra. Adelante. Adelante. Carmine Mignone. Io poi non ho nessun iscritto. Un avviso di servizio dalle cucine. Ci chiedo. Concedetemi di portare il un saluto dagli assegnatari del Salernitano, 158 comuni. Aspetta un secondo.
Comunicazione del servizio. Niente, per la verità, la relazione. Oh. Senti? Comunicazione di servizio, un momento Carmine, un secondo. Dalle cucine mi chiedono se c'è qualcuno che osserva il Ramadan e quindi di comunicarlo alle cucine, per favore. Laura, parlare con Laura. Tocca a te adesso. Oh. Sì, scusa. Dicevo, quando attiene la relazione introduttiva, naturalmente c'è stata tanta carne a cuocere che praticamente in un mese non riusciremo a smaltire tutti i muri. Comunque io, per brevità di cose, chiaramente raccoglievo subito la palla di Gianni Belli, dove naturalmente mettevo in evidenza le condizioni a carattere nazionale di questa organizzazione, che sicuramente dovrà inserirsi complessivamente nella CUB, poi proprio perché sostanzialmente il sostegno di questo sindacato è un sostegno rappresentativo e per le nuove condizioni del nostro paese, dove la sinistra ormai è sparita, non esiste più, sembra frammentata e complessivamente non si riesce a trovare un filo conduttore pratico, credo sicuramente che bisognerebbe fare un'analisi attenta, anzi per la verità pensavo di chiedere subito ai compagni della nuova segreteria che ci sarà una riflessione attenta soprattutto sulla condizione della rappresentatività del sindacato nei confronti sia per quanto riguarda i confederali sia per quanto riguarda il rapporto degli inquilini. Noi in Campania siamo tartassati in una situazione tale dove naturalmente addirittura per la regione Campania l'articolo 6 della legge 1897 non a caso nelle sue specificità legifera complessivamente che 4 rappresentanti a carattere provinciale devono avere la delega per quanto riguarda le condizioni a carattere regionale, quando poi devono rappresentare sostanzialmente un territorio a carattere provinciale, non certamente regionale. Quindi noi abbiamo addirittura delle difficoltà dove l'Assopasa, che poi è un'organizzazione di destra, sostanzialmente con 20 iscritti tiene 2 commissioni. Che cosa significa tenere 2 commissioni nella provincia di Salerno? Significa proselitismo per quel sindacato. Significa una condizione dove naturalmente 6 e 6, 12 sono 1200 euro che naturalmente potrebbero essere a questo punto acquisiti dall'Unione Inquilini, perché l'Unione Inquilini tiene le carte in regola e stiamo facendo un rapporto addirittura di 20 deleghe su 400. Quindi su questo credo che i compagni o della CUB o dell'Unione Inquilini devono fare una riflessione attenta, perché le condizioni della disoccupazione oggi attuale impone addirittura una condizione anche della virgola, devi andare a centellinare la virgola, perché sennò altrimenti i conti non tornano, sapendo che una sede dell'Unione Inquilini deve necessariamente ottemperare alla spazzatura, deve pagare la spazzatura, deve pagare il fitto, deve pagare la corrente, deve pagare, cioè voglio dire, è una spesa naturalmente che si deve mantenere, questo non è per arricchirsi, ma per mantenere un movimento sostanzialmente in crescita, e naturalmente è una condizione da riflettere, sapendo voi, che credo, non so, di poter suggerire io poi a questi compagni che naturalmente dovranno essere proposti a valutare attentamente queste condizioni, sia per quanto riguarda le condizioni regionali, sia per quanto riguarda le condizioni nazionali, perché anche le tessere che l'Unione Inquilini fa in altri settori o in altri rapporti, come per esempio le case del comune, che adesso naturalmente sono diventate EP, quelle case che erano di servizio pubblico, come quelle dei carabinieri, come quello delle poste, la 219, che ci dà oltretutto il compagno Vincenzo Simoni, naturalmente sono delle case che hanno una loro rappresentatività, e questa rappresentatività gliela può dare benissimamente l'organizzazione nazionale contando le tessere, oppure i taglianti che inviano le sedi, naturalmente fare un resoconto e stabilire unitamente al confederato
un rapporto che dovrà essere gestito sicuramente dalla segreteria nazionale, oppure naturalmente cambiare il sistema, quello regionale, dove naturalmente se io rappresento la provincia, perché devo fare una valutazione su Avellino, su Benevento, su Caserta o su altre province dove naturalmente non c'è, io devo rappresentare la provincia di Salerno, non certamente quella di Avellino. Quindi sostanzialmente credo che questo sia naturalmente ingiusto, e già l'ho visto in evidenza anni fa, però fino ad oggi, voglio dire, non ho visto nessuno che ha speso qualche virgola o qualche parentesi rispetto a secondo, che per noi secondo me è fondamentale. Ritornando invece alla condizione della legge 392 e la 431, quella che Vincenzo Timone metteva in essere, oppure il rapporto del terremoto dell'80 in Irpinia, che naturalmente il tutto è collegato. Se noi facciamo riflessione sulla 392, naturalmente all'epoca c'era l'Istat, come dicevi tu. La 431 invece è un'altra anomalia grossa, perché sostanzialmente i comuni, il contributo che dovrebbero dare a chi non riesce a pagare il fitto, naturalmente addirittura è rimandato in anni in anni, che sostanzialmente siamo arrivati addirittura a una quantità incolpevole, dove naturalmente non si riesce più di domarla, perché questo è un cavallo sbizzarrito, non si riesce più a domarla, è una situazione incredibile. Se prendiamo l'Istituto Casa Popolare di Salerno, a questo punto abbiamo altre lacune, addirittura abbiamo lacune di vecchietti che sono prigionieri all'ultimo piano e che chiedono un ascensore, e la risposta è sempre la stessa, è quella che non ci sono i soldi. Quindi se noi vogliamo fare degli avanzamenti, voglio dire, non possiamo fare come a Deo, voglio dire, di grosse condizioni, ma diciamo di tenere i piedi a terra, perché tenendo i piedi a terra probabilmente potremo dare un contributo fattivo a quei giovani che non si avvicinano più al sindacato, no? Né quello competerà, e né qui c'è, ci vuole una forzatura notevole oggi per fare un sindacalista. Prima il sindacalista si sognava di notte, oggi il sindacalista addirittura è diventato la situazione di chi meno, nessuno lo vuol fare, è proprio come tu vedi un pandaggio e quello fugge. Perché naturalmente non ci sono condizioni, non ci sono dei valetti fermi, dove naturalmente, e noi secondo me credo che abbiamo un'età un po' più grossa, dovremo porci questo problema per questi nuovi giovani, perché non è possibile di abbandonarli e poi ci dobbiamo dare un contributo fattivo a quelle che queste condizioni ci sono. Io per la verità mi sto scendendo per lavoro, non vorrei andare oltre. Ringrazio di avermi dato parola e faccio tanti auguri al 50° Congresso di Unione. Grazie. Grazie Carmine per l'intervento che ci ha fatto mettere i piedi per terra, veramente per terra. Io ho iscritto, aspetta qua, Luigi Casali di Torino. Poi non ho nessun altro, quindi adelante per favore, chi vuole iscriversi lo faccia subito. È una supplica quella che sta facendo, cioè ci sono problemi, vale la pena affrontarli. Io dicevo che la relazione ovviamente è quasi un trattato, nel senso che tiene conto del tempo, tiene conto della storia, del movimento o dei movimenti che hanno percorso il nostro paese negli ultimi 50 anni, con alterne vicende di fortuna e sfortuna, voglio dire. È chiaro che la rivoluzione è arrivata, però c'è un gruppo, un nucleo consistente, resistente, e che al di là del tempo persegue gli obiettivi per cui si era messo insieme. E questo è un grande privilegio che noi abbiamo e che dobbiamo avere la fortuna ancora di poter coltivare. Quindi noi abbiamo una lunga storia alle spalle, anche se 50 anni sono pochi, e i problemi che in questo periodo sono stati affrontati in questi 50 anni hanno portato a una legislazione, diciamo, lo ricordava anche Belli prima, sufficientemente disarmonica. Io credo che noi oggi abbiamo un compito importante,
che è quello di far valere le stesse regole, quantomeno per l'edilizia pubblica, quindi quella in caso dei vari ATC, APC, CCP, delle varie regioni, di avere quantomeno diciamo un nucleo centrale che vale per tutta Italia. Se il canone deve essere quello per tutti. Non è possibile che ogni regione, a seconda delle proprie condizioni, si inventi balzelli e strumenti per estorcere diciamo, e drenare risorse per risanare bilanci che magari da altre parti non riescono a fare. E a subire queste cose sono sempre gli stessi. Io ricordavo nell'intervento che avevo fatto a Livorno 2 anni fa, e lo diceva anche Marcello nel suo intervento indirettamente, che le due questioni, lavoratore e inquilino, sono facce della stessa medaglia. Oggi chi perde il lavoro o perde la casa, uno dei due è come zoppicare, nel senso che le due cose vanno insieme. E quando non c'è l'uno dovremmo avere il coraggio di trovare una legislazione che sostenga la persona con dignità e con possibilità di diciamo di avere una vita dignitosa. E questo è un altro degli aspetti. Noi a Torino non abbiamo grandi strutture, però abbiamo un po' di iscritti dentro le case, abbiamo firmato l'accordo con il comune sui canoni e quant'altro, quindi un po' di lavoro anche sul piano politico, quello istituzionale, voglio dire, è stato fatto. Però la cosa che è veramente difficile è far capire agli inquilini che hanno anche diritti, non hanno solo doveri, non è solo quello di pagare il canone, ma anche dei diritti su cui farsi valere. Noi abbiamo ad esempio avuto tutte le case della zona Oltredoro dove i tetti erano fatti con la Eternit, c'era la questione dell'amianto. Nell'arco del tempo siamo riusciti, prima ancora, cioè quando siamo entrati dentro questa roba qui, l'abbiamo fatta risanare, l'ATC ha speso allora 300 milioni di euro per risanare i quasi 900 stabili che c'aveva nella zona ovest. Quindi voglio dire, noi dobbiamo essere attenti a quello che c'è sul territorio, partendo anche da una condizione centrale, cioè le stesse regole, come diceva bene, ci sono 20 euro di affitto e 150 euro di spese o per l'autogestione o per questo o per quell'altro, o perché l'ATC ha venduto metà delle case, no? Per cui c'è dentro quelli dell'ATC e quello del privato che prima... Abbiamo delle situazioni veramente incomprensibili da questo punto di vista, quindi fa tentare di riorganizzare tutta la normativa che riguarda il patrimonio pubblico. L'ultima cosa, non rubo più tempo, è che noi abbiamo fatto da poco un patto federativo a Torino con un'organizzazione sindacale, che oggi abbiamo invitato qua dentro, e anche loro apriranno una struttura dell'Unione Inquilini. Ma io ho finito, meno di 5 minuti. Grazie Luigi. Ricordo che all'Unione Inquilini di Torino tanti anni fa c'erano altri compagni, ma vedo che hai ripreso molto bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, io approfitterei di questa. Abbiamo tre commissioni da nominare: commissione verifica poteri, commissione elettorale e statuto. Vi devo spiegare cosa servono? Verifica poteri è evidente, delegati, congressi. E abbiamo due candidati, dovremmo essere almeno tre, questa è una proposta della segreteria, allora uno è Guido Lanciano e il secondo è Luca Scarselli. E c'è un terzo candidato, un quarto candidato, pensateci intanto. Poi c'è commissione elettorale, la commissione elettorale è quella che sostanzialmente fa le proposte per la direzione dell'Unione Inquilini. Quindi abbiamo due candidati. Uno è Antonio Curro e l'altro è Walter De Cesaris. In segreteria si era detto 5 compagni, non di più, ma 5 in modo da poter rappresentare e fare le verifiche con le sedie. La terza commissione, la commissione statuto, qui si diceva almeno 3 compagni, compagne, e abbiamo Paolo Cangemi.
Facciamo una volta allora, dai. Verifica poteri. Abbiamo Guido Lanciano e Luca Scarselli. C'è qualche altro candidato? Qualcuno che si vuole proporre? Non è un grandissimo lavoro. Se deve fare la relazione la deve fare domani. Quindi basta che si trovino verifiche verbali e stop. Siete tutti molto timidi. Spegnete le fotografie e concentratevi. Sì, tutti si sconde. Dai, coraggio. Guido Lanciano, Luca Scarselli, un terzo candidato. Verifica poteri. Commissione verifica poteri, deve verificare un po' i verbali dei congressi, vedere i delegati, insomma, una cosa abbastanza semplice. Sì, una cosa. Ve la vedete dopo, insomma, tranquillamente. C'è qualche compagno che si vuole. Un compagno che si vuole. Ah, però non c'è nemmeno una donna qui finora, ragazzi. Com'è sta storia? Rivendico le pari opportunità. Dai, coraggio. La commissione verifica perfetto. Vuoi dire il tuo nome, scusa che non ti conosco. Emanuela, che so. Perfetto, sì, ma infatti il congresso non è solo, è anche scuola politica, è scuola di sindacato. Allora, abbiamo il quorum, ci sono altri candidati, lo devo dire così per correttezza. 1, 2, 3, non ci sono altri candidati. Allora, mettiamo in votazione. Non ho ancora la delega. Sì. Allora, commissione di verifica poteri, la proposta è Guido Lanciano, Luca Scarselli e Emanuela Isombo. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario, alzi. Giù, per favore, giù. Chi è contrario? Chi si astiene? Va bene, d'accordo, abbiamo la commissione. Vi trovate alla fine e vi mettete d'accordo per il lavoro e domani ci presentate il report. Commissione elettorale, questa è un po' più. Allora, commissione elettorale Antonio Curro e Walter De Cesaris. Qui stiamo cercando altri tre candidati. Ci pensiamo. C'è qualche altro intervento intanto che ci sta pensando? Ci pensiamo un po'. Commissione statuto. Abbiamo Paolo Cangemi, Luca Scarselli, un terzo. Non conosco il tuo nome, scusa. Giacomo Cincio. Ah sì, Giacomo, ciao. Non ti avevo visto bene. Allora, abbiamo tre candidati per la Commissione Statuto. Paolo Cangemi, Luca Scarselli e Giacomo Cirincione. Ci sono altri eventualmente che sono interessati a questa commissione, se no passiamo alla votazione. Allora, chi è d'accordo per questa commissione così composta, alzi la mano. Chi è contrario, giù le mani. Chi è contrario, chi si astiene, approvata. Mettiamo a verbale questi tre, queste due commissioni. La commissione elettorale ci pensiamo sul suggerimento di Vincenzo, d'accordo? Non abbiamo interventi ma solamente Daria, però prima intanto ci pensate se c'è qualcun altro che vuole. Abbiamo un messaggio di saluti da parte del Suonia Nazionale, lo leggo, ma intanto però per favore iscrivetevi. Allora, caro Massimo, indirizzato dal segretario nazionale del Suonia, Daniele Barbieri. Mi dispiace molto di non poter partecipare al congresso nazionale dell'Unione Inquilini, ma la data purtroppo coincide con il direttivo nazionale e l'apertura della nostra campagna congressuale. Ci tengo però a sottolineare la volontà del Suonia di proseguire e rafforzare lo spirito unitario che ha caratterizzato i rapporti tra le nostre organizzazioni sia a livello nazionale che in molti territori. In una fase non certo facile per le prospettive politiche che abbiamo di fronte, mantenere alto il livello dell'elaborazione dell'iniziativa sindacale comune è precondizione per affermare il diritto abitale dei più deboli. Un rilancio dell'intervento pubblico nell'edilizia abitativa, una rigenerazione urbana inclusiva che parte dall'esigenza di rispondere
alla domanda più debole e non della speculazione, la lotta contro gli sfratti per un finanziamento certo ed adeguato del fondo di sostegno alla locazione sono solo alcuni dei terreni sui quali continuare a lavorare insieme. Vi prego di riportare a tutte le compagne e i compagni il saluto e l'augurio per il vostro 50° compleanno e per un buon congresso da parte mia e di tutto il Sionia, fraternalmente e Daniele Barbieri. Lo salutiamo con un applauso perché è un riconoscimento importante da parte dei nostri cugini. Daria? Daria Faggi, Livorno. Sono le 18:15, abbiamo tempo fino alle 19:30, quindi per favore non iscrivetevi tutti quanti alla fine perché poi si va a cena, perché poi abbiamo le una molta annoia quella luce, ma insomma pazienza. Dunque, sì, mi sembra di avere se fosse possibile, io mi arrendo, insomma, fa molto sing. Dunque, intanto io non avevo intenzione di intervenire oggi, comunque visto che a quanto pare non è che avete una grande brio nell'intervenire, cercherò di dire qualcosa in anticipo anziché intervenire domani. Dunque intanto per Livorno devo dire è andato molto bene, noi siamo riusciti a fronteggiare abbastanza bene un'infinità di sfratti finita locazione, 3.000 in 4 anni, 3.000 famiglie, e tra l'altro oggi non abbiamo quasi più nessuno con sfratto e morosità incolpevole, perché ovviamente con tutta questa marea di perdite di lavoro e di casa ormai non c'è quasi più nessuno. Abbiamo avuto un aumento significativo di deleghe, quasi un centinaio, e quindi ripeto, da questo punto di vista siamo molto soddisfatti. Dunque io dico subito che la relazione mi convince molto, mi trovo molto d'accordo, quindi sostanzialmente interverrò su alcuni punti che mi hanno sollecitato così la voglia di dire qualcosa che ha sollevato proprio il compagno di Milano Belli. Per esempio, noi abbiamo proprio quest'anno, da pochi mesi, 2018, siamo riusciti a avere per la prima volta un fondo di solidarietà per pagare all'interno dell'ex ATER, che a Livorno si chiama CASALP, privatizzata come dappertutto, un fondo di solidarietà per pagare le spese accessorie. Chiarisco bene, gli assegnatari non sono in difficoltà a pagare l'affitto, io questo non lo accetto. Va bene, forse va anche bene non fargli pagare niente a chi possiede poco niente, ma insomma è chiaro che un po' di lavoro nero qualcosa fanno. 20 euro o 30 euro al mese si possono pagare, anche se non sa una lira o un euro. Ma e le altre 120, 130, il condominio, la luce delle scale, la luce di casa? Quelli sono i balzelli che oggi le nuove povertà impediscono di pagare. Noi, questo ci hanno chiesto gli assegnatari livornesi. Aiutateci, perché l'affitto si potrebbe anche pagare, ma non possiamo, non riusciamo a pagare il resto. E dunque siamo all'inizio, perché ancora non è chiuso, le domande finiscono a giugno. Il fondo per ora forse non basterà, bisogna aumentare la quantità di euro che sono stanziati, che però sono poche centinaia di migliaia di euro, forse ce ne vorranno di più, però credo che questo sia il problema. Lo stanzia CASALP direttamente. Se non basterà l'accordo che sa il comune che verserà altri soldi per pagare queste cose. Noi abbiamo parlato col prefetto e col sindaco. Se io non riesco a pagare la luce, accendo le candele. Se io accendo le candele, a Livorno abbiamo già avuto dei morti, tra cui una compagna nostra. Se io accendo le candele rischio di morire io, ma rischio di far morire anche i vicini di casa, e rischio di far incendiare un palazzo. È un problema gravissimo.
Quindi ripeto, noi ci siamo un po' concentrati su questo, perché francamente l'affitto ci pare, essendo proporzionale al reddito, ci pare un problema minore. Infatti non rimborsa l'affitto, rimborsa solo le spese accessorie all'affitto. Anche perché, secondo me, scusate, io per esempio sono tra quelli che non sarebbe d'accordo a zerare l'affitto a chi ha pochissimo reddito, perché per una questione etica, cioè voglio dire, 20 euro li trovi, se no sei morto. Non ci credo che tu non hai 20 euro in un mese, se no cosa fai? Non mangi nemmeno. Quindi questo impegno, anche minimo, a contribuire, secondo me è importante. Un'altra cosa, non sono del tutto d'accordo che sarebbe bene che le case popolari tornassero accentrate allo Stato. Faccio notare che Berlusconi le voleva vendere tutte e che, se non è stato possibile, proprio perché la proprietà non è dello Stato, è dei comuni, è decentrata. Quindi non so fino a che punto sarebbe un bene. Sarà il caso di riflettere. Invece è chiaro che ci vogliono indirizzi nazionali precisi, comuni a tutte le regioni, ma questo c'è anche voglio dire, questo è legittimo, cioè l'urbanistica è decentrata regionalmente ai comuni, e guai se tornasse nazionale. Io sono un architetto urbanista, vi assicuro sarebbe drammatico. Ma gli indirizzi comuni, certo che ci devono essere, è giusto, è bene che ci siano, ma ripeto, indirizzi comuni. Per il resto a me il decentramento non dispiace. Volevo dire che il razzismo è uno dei problemi che indubbiamente abbiamo, però noi abbiamo sollevato con Unione Inquilini di Livorno alcune questioni che l'Unione Inquilini nazionale, ma nemmeno nessuno, Unione Inquilini pare, abbia considerato positivo. Invece a noi sembra invece una buona idea. E il nuovo assessore alla casa, Polloni, che viene dal sociale di Livorno, è abbastanza interessato. Per esempio, se i soldi, 900 euro al mese, tanto sbandierati, che chiaramente gli estacoltari, i rifugiati non vedono, ma li vedono le cooperative, il privato sociale, la mafia a volte, insomma, chi si occupa di loro, se fossero dati alle famiglie disponibili a accoglierli in casa, sarebbero un mutualismo, un aiuto reciproco, perché alle famiglie arriverebbero un po' di soldi e i rifugiati si integrerebbero anche meglio. Guardate che quando l'assessore precedente aveva lanciato solo l'idea, erano arrivate tante proposte di famiglie che si erano offerte. Quindi secondo me, magari bisogna rifletterci meglio, però discuterne non sarebbe male. Finisco con un ultimo discorso, i mutui, i canoni concordati, eccetera. Allora, io ho dato un'occhiata ai canoni concordati. Noi abbiamo canoni concordati a Livorno bassi e probabilmente riusciamo a tenerli bassi perché, avendo fatto un patto di ferro tra tutti i sindacati casa, Sunia, Sicet, Unione Inquilini, Asia e Ania, i proprietari puppano quelli a Livorno, cioè non riescono a dividerci, e quindi per esempio abbiamo ancora i prezzi del 2007 perché semplicemente ci rifiutiamo di firmare nuovi patti se ci sono aumenti. Quindi siamo a Livorno, in zona centrale, appartamento in buone condizioni, civile abitazioni, 5,7 euro a metro quadro. Se sono cifre molto alte, l'affitto concordato non serve a niente. Allora, mi chiedo però, siamo sicuri di aver fatto tutto il possibile? Perché a me sembra prezzi a volte veramente alti, molto alti. Quindi io vorrei anche di questo discuterne poi, magari in un tavolo di lavoro. E alla fine, chi diceva che uno dei guai grossi strutturali di questo paese è l'eccesso di proprietà privata degli appartamenti, delle case, dice la verità. Noi siamo paesi accattoni proprio perché, più che paesi di imprenditoria, siamo stati paesi di rendita parassitaria. Non c'è paese che può fare una politica della casa, dei prezzi, dove si supera la proprietà, supera il 70%, l'80%.
non è possibile, a meno di fare come in Germania, dove c'è un'equa rendita e non è possibile affittare e crucifare. E io credo che sarà la soluzione unica che ci rimarrà da proporre. Con questo io chiudo, spero di avere dato degli spunti di discussione che svilupperemo magari anche in prossimo futuro, e vi ringrazio e vi saluto. Grazie, grazie Dario Fabri qui di Livorno. Ne approfitto per dire che ci sarà la commissione edilizia privata in cui si potrà discutere e la commissione edilizia pubblica, quindi si approfondiranno questi temi. Abbiamo Ribac, Aurelio Ribac, Perugia. Prima di iniziare l'intervento di Ribac volevo solo fare una precisazione, perché prima si è avvicinato il compagno qui alla presidenza chiedendomi di portare i saluti della responsabile Cassa di Rifondazione Monica Sgarbi. Io ero convinto di averlo già fatto nella relazione, però lo ripeto nuovamente, oggi è stato scritto un articolo sul sito di Rifondazione, la questione abitativa come elemento fondante della vera sinistra, in cui spiega una serie di cose in cui naturalmente ci ritroviamo e ci fa i suoi più sinceri auguri per il nostro congresso. Ripeto, ero convinto di averlo fatto, comunque sono stato così. Salve a tutti, io sono Aurelio Ribac, vengo da Perugia. Voglio intervenire per dire un paio di cose per quanto riguarda delle proposte concrete e di quello che abbiamo raggiunto in Umbria. Allora, la fotografia sull'Umbria è all'incirca quella dell'Italia, e troviamo, diciamo, le famiglie che non riescono più a pagare l'affitto e che sono il 98% di tutti i strati sono quelli per morosità incolpevole, che sono arrivati a non arrivare alla fine del mese, ma nemmeno di iniziare il mese. E abbiamo su 2600 famiglie di sfrattati, 98,5% per morosità incolpevole. Come fare per calmierare questo mercato e come fare per dare una mano ai inquilini e alla cittadinanza? Allora, nel mese scorso abbiamo fatto un accordo, un canone concordato, che c'era già a Perugia, e l'abbiamo fatto con il comune di Assisi, che ha dato un buon esempio, che ha diminuito l'aliquota anche di ancora di un quarto, come era già diminuita per legge, e praticamente lo pagano solo 0,5, e non solo, ci ha dato a 2000 residenti nuovi che paga la nettezza urbana, cioè che ha un reddito che non permette di pagare. Non solo, ci ha fatto delle promesse che l'aliquota rimarrà per l'anno 2018-2019, ma anche in futuro sarà uguale. Speriamo che loro ci mantengano le parole, le promesse. Poi un'altra cosa, abbiamo fatto un incontro con l'ATER, che fino all'anno scorso non si riusciva a parlare e a fare niente. Finalmente abbiamo fatto l'accordo con l'ATER per diminuire il canone d'affitto. Come diceva Daria, che bisogna fare qualcosa e parlare con le amministrazioni. Stavolta siamo riusciti a parlare con l'ATER e a portare a casa l'accordo con una riduzione del canone d'affitto del 20%, ma non solamente da oggi in poi, ma da quando abbiamo firmato l'accordo canone concordato, cioè dal 15 dicembre del 2015. Praticamente su 100% degli inquilini ATER, il 90% erano morosi. Adesso non saranno più morosi, ma avranno da prendere soldi indietro. Sì, sì, e allora dovranno riprendere, non tutti, ma c'è un altro problema, che il 10% sono morosi che arrivano a 20.000 euro. Ma 20.000 euro non sono di canone d'affitto, ma di oneri condominiali.
E allora le abbiamo proposto di trovare una soluzione, di invitare al tavolo rotondo anche il Comune e la Regione, che ci mettessero qualcosa anche loro e il loro impegno, perché buttando fuori gli inquilini non è che hanno risolto un problema, così come pensavano prima, ma se ne creano due, perché quei inquilini comunque non avranno la casa e dovranno andare da un'altra parte. E allora li abbiamo invitati e che alla fine di questo mese dovremo avere un incontro per definire, per vedere come possiamo risolvere questo problema. E noi abbiamo proposto dicendo, invece di dare soldi per l'acquisto della prima casa, si dovevano almeno un quarto di quei soldi di stanziare per oneri condominiali. Questa è stata la nostra proposta insieme agli altri sindacati, e di portare a buon fine, poi di ripartire e di vedere come possiamo risolvere. Per quanto riguarda il canone concordato e il canone di mercato, allora il canone di mercato devo dire che è rimasto solo un quarto di tutti i contratti in Umbria. La maggior parte dei proprietari vogliono fare il contratto a canone concordato. Perché abbiamo fatto una riunione con tutti i sindacati, ci siamo messi d'accordo di spiegare anche ai proprietari per farli capire che li conviene, perché praticamente hanno un 50% di sgravi fiscali. Se non vogliono, a sto punto dovranno pagare il canone di mercato e basta, non avranno nessun sgravio fiscale. E così vediamo che in Umbria piano piano il canone da finito si è calmato. E non vengono, perché sappiamo benissimo chi fa i contratti d'affitto, di solito si mette il massimo e qui abbiamo finito. Praticamente diventa un canone di mercato libero. E chi mette adesso la firma sul contratto, finisco, e sui contratti concordati, le diciamo che non può essere al massimo, diversamente devono andare a fare un contratto a canone di mercato libero. E così riusciamo a calmierare i canoni in Umbria. Speriamo di portare avanti le nostre iniziative, così come abbiamo fatto per tutti questi anni. Io non sono così vecchio qua, almeno 15 anni, però ci provo. Grazie, grazie. Non si sente, però è già una certa esperienza, è importante questo bagno. Informazione riguardo alla contrattazione, cioè, riusciamo a ottenere dei risultati importanti, solamente grandi problemi ma anche cose molto concrete. Io non ho più iscritti, un attimo se riusciamo a risolvere il tema della commissione elettorale. Abbiamo qualche altro candidato? Commissione elettorale? Interventi? Non c'è nessun altro intervento. Andiamo a cena. Vuoi intervenire? Uno spritz, ma non so se sia previsto. Intanto ne approfitto per dire, oltre a... Però iscrivetevi, vuoi fare la propaganda, dai. Approfitto per dire che a parte i messaggi di solidarietà stanno arrivando molti saluti, sia video saluti sia per scritto dalle organizzazioni di abitanti, quindi comitati di lotta, inquilini, cooperative che aderiscono alle alleanze internazionali degli abitanti. Ci sono anche delle interviste per un compagno di Milano, che è stato un mio inquilino qualche settimana fa, che era di passaggio a Roma, ha registrato, Antonio Prascia ha registrato la video intervista. Marchese Tecanati è un leader sociale molto importante, nel senso che ha fatto molti anni nelle Maracopoli e adesso è un leader di organizzazioni popolari molto forti a Hyderabad, nello stato del Telangana. Però ci sono anche altre organizzazioni che hanno mandato i loro messaggi di saluto, dal Messico al Brasile all'Argentina e alla Russia, anche sì, da San Pietroburgo sono arrivati. Mostrare come l'Unione Inquilini è considerata e come possiamo contare anche sulla loro solidarietà.
Il Venezuela, sì, esatto, stavo dimenticando. Insomma, ne abbiamo parecchi che sono. Qualcuno della presidenza vuole intervenire? Diamo un minuto deve, prima di sapere una cosa. Non ci sono candidati, mi è stato detto, ci è stato suggerito di aspettare un attimo perché abbiamo la commissione elettorale con Antonio Curro e Walter Celleri, si deve fare almeno 5 persone rappresentative e non stanno arrivando i candidati. La cosa strana è altre organizzazioni si scomoda per stare dentro, qui invitiamo le autocandidature. Oh. Il mio segretario di Roma. Attimo, postazione di Allora, io sono Fabrizio, appunto il nuovo segretario della Federazione di Roma. Volevo intervenire domani, quindi mi ero ripromesso poi stasera di ritornare un po' a quello che è stato il dibattito di oggi, ragionarci su, cercare di verificare quali spunti fosse possibile ricavare anche dal documento del nazionale e fare mente locale su quello che è stato il congresso che abbiamo appena concluso a Roma, che secondo me comunque poteva offrirmi la possibilità di venire qui a dire alcune cose utili su quello che Unione Inquilini dovrebbe fare nei prossimi anni. Non ho la possibilità di fare questo per scelta, perché credo che sia importante dare un segnale che Roma fin da subito, anche dal primo giorno, si rende disponibile affinché l'Unione Inquilini, nel modo unitario, collegiale, fraterno con cui ha saputo lavorare in questi 50 anni, possa anche nei prossimi anni, nel futuro che ci attende, saper portare avanti un lavoro su base nazionale che possa permettere a tutti di contribuire a portare dei piccoli segreti che permettono all'organizzazione di crescere nel suo complesso. Allora, noi a Roma abbiamo fatto un bilancio all'ultimo congresso di quello che ritengo essere stato un lavoro molto ben fatto, molto importante, che costituisce appunto il percorso 2015-2018. Roma è una città nella quale le problematiche abitative sono molto complesse. Abbiamo difficoltà che sembrano aggiungersi col ritmo quotidiano, quelle già notevoli che ci eravamo lasciati soltanto il giorno prima. 3 anni fa la fotografia della situazione romana era quella di una città nella quale venivano assegnate in misura molto modesta case popolari alle persone che avevano documentabili diritti ad accedervi, in cui c'era in atto una ipotesi di sganciamento dalle politiche pubbliche della casa, dell'intervento della delle istituzioni sui problemi abitativi, che passava attraverso ipotesi di dismissione del patrimonio ERP e di alleggerimento dell'intervento anche per quanto riguarda la gestione dei grandi enti. In tre anni questo quadro non ha offerto a noi che ci siamo confrontati nell'ultimo congresso degli elementi che ci hanno permesso di dire: abbiamo lavorato, abbiamo fatto delle proposte, ma finalmente siamo riusciti a mettere il punto sul problema. I problemi non solo sono rimasti, si sono aggravati, perché la difficoltà fondamentale del non avere un interlocutore pubblico che metta a disposizione di chi non riesce a pagare un affitto un numero adeguato di alloggi popolari resta tutt'ora. Il Comune di Roma, al netto della propaganda che quotidianamente viene fatta da parte del sindaco, assegna un numero di alloggi popolari che pari a un decimo del fabbisogno complessivo. Lo abbiamo quantificato,
disagi, il fabbisogno abitativo, facendo una scelta anche linguistica significativa, noi non parliamo di emergenza abitativa. A Roma non esiste un'emergenza abitativa, a Roma esiste qualcosa che è molto peggio di un'emergenza, perché l'emergenza nasce senza che uno possa prevedere le ragioni del problema in modo improvviso e in modo altrettanto veloce magari si riesce a farvi fronte. A Roma è una malattia cronica, ce la trascendiamo da decenni, sicuramente è un problema che si è aggravato nel corso degli ultimi vent'anni, quindi il fabbisogno abitativo romano è circa 50.000 famiglie che avrebbero diritto ad accedere ad alloggi popolari o canone sociale. A fronte di questo numero il Comune di Roma assegna circa 500 alloggi l'anno, evidente che si tratta di una forte discrepanza dal punto di vista della popolazione. Quel problema resta tuttora. Nel 2015, l'ultimo congresso, noi parlavamo di 280 alloggi assegnati all'anno, oggi parliamo di 500, si tratta comunque di un piccolissimo intervento che sicuramente non è adeguato a quello che sono le esigenze reali della città. A Roma abbiamo avuto la capacità però di fare un lavoro in più rispetto all'ultimo congresso, che io ritengo possa, per questo riparlo, offrire degli spunti di riflessione anche ai compagni che interverranno successivamente. La situazione dei nuclei familiari che storicamente l'Unione Inquilini seguiva, quindi gli inquilini dei grandi enti, gli sfrattati, gli inquilini tra virgolette più garantiti delle case popolari, erano una parte del problema alla quale si risommava un'altra che viaggiava quasi in parallelo, che era quella delle situazioni meno garantite, quindi delle persone che vivevano nelle grandi occupazioni organizzate. A Roma parliamo di numeri notevoli, parliamo di 5, 6, 7 mila nuclei familiari, e le situazioni di occupazione senza titolo presuntatale nelle case popolari. Quindi era importante per noi intervenire in quest'altra situazione che continuava a viaggiare in parallelo per porre il problema che è fondamentale lavorare affinché ci sia un fronte comune del disagio abitativo e delle persone che lottano per il diritto all'abitare. Abbiamo cominciato a lavorare su questo. La notizia che noi abbiamo saputo comunicare all'ultimo congresso romano, appunto, che l'Unione Inquilini di Roma da oggi ha un comitato che gestisce i rapporti con tre occupazioni che si sono federate con noi, e parliamo di più di un centinaio di nuclei familiari, e siamo stati in grado partire dal 2014, però il lavoro poi siamo riusciti a andare avanti con costanza anche successivamente, a realizzare un intervento anche per gli occupanti ER, per le case popolari. A Roma su 80.000 famiglie assegnatarie di casa popolare ce n'è una percentuale non inferiore al 20% di persone che stanno di non avendone formalmente un titolo, quindi si tratta di un popolo vero e proprio, molto consistente. Noi abbiamo fatto una proposta che è quella di non chiedere che l'amministrazione pubblica intervenga con una sanatoria, cioè un colpo di spugna generalizzato, che anche linguisticamente suggerisce una sorta di riproposizione di quello che in passato già abbiamo visto e non è che abbia portato poi alla soluzione definitiva del problema. Noi abbiamo parlato di regolarizzazione. La regolarizzazione che fa rima con normalizzazione è la grande proposta politica che noi come Unione Inquilini di Roma portiamo al Comune di Roma, alla Regione Lazio. Cioè, io da persona di sinistra sono convintissimo del fatto che la gradualità degli interventi, la graduatoria, il poter partecipare, il poter accedere a un diritto secondo regole chiare, certe, valide per tutti, sia un valore aggiunto, sia molto importante. Da quel punto di vista sono il primo ultras delle regole, ma le regole intese nel senso di riconoscimento di giustizia sociale. Allora, poiché la giustizia sociale non era garantita agli occupanti, perché a Roma l'occupante, ma come in tutta Italia, è una sorta di paria, una persona che non ha diritti, non ha accesso a quello che poi gli dovrebbe essere garantito se le regole funzionassero,
Noi proponiamo che possa essere lui a quel punto a dire: io chiedo di far parte del percorso di normalizzazione, chiedo di poter fare la domanda di casa popolare, faccio in modo di porre, rovesciandolo, il problema dell'assegnazione che chiedo. Perché a quel punto, se tu assegni 500 alloggi all'anno, io ho il 20% degli occupanti ERP che possono fare domanda a accedere al bando, 6.000 nuclei familiari che vivono in occupazione che fanno la stessa cosa, io a quel punto non chiedo il riconoscimento del privilegio, pongo al Comune di Roma e alla Regione Lazio davanti l'obbligo di riconoscere un diritto che mi spetta perché è riconosciuto da regole certe. La normalizzazione e regolarizzazione per noi è una grande sfida politica, perché anziché andare a chiedere che in modo settoriale questa o quella categoria di inquilinato porti avanti una relazione con l'istituzione affinché gli venga riconosciuta una quota di alloggi, una quota di interventi, di finanziamenti, chiediamo che tutto possa essere ricompreso in un unico quadro organizzativo, un unico quadro di intervento. E questo è anche un segnale che diamo ai compagni delle altre organizzazioni. A Roma c'è un movimento di lotta per la casa molto variegato, nel quale ovviamente non siamo soli come sindacato, ma ci sono almeno 3 grandi organizzazioni di movimento, ci sono i collettivi, dei collettivi e dei comitati locali. Noi il segnale che gli diamo è: il problema è uguale per tutti. Noi abbiamo la necessità, ormai è diventata palese, di superare quelle che erano le singole specifiche caratteristiche di questa o quell'organizzazione. Facciamo una vertenza unitaria. Siamo riusciti a contribuire, non pretendiamo di avere il riconoscimento di essere stati quelli a realizzare la cosa da soli, però abbiamo contribuito a fare in modo che si aprisse un tavolo di confronto comune tra noi, gli altri sindacati inquilini e i movimenti di lotta per la casa. Non è una cosa da poco. Perché 4 anni fa non dico che ci saremmo menati in piazza, ma c'era una situazione di problematica dal punto di vista dei rapporti tra noi e i movimenti. Questo è un problema che siamo riusciti a superare. Allora, qui vado a concludere. In Italia sicuramente noi abbiamo storicamente un paese che è un mondo a sé, nel quale non soltanto fra nord, centro e sud ci sono differenze enormi, ma anche tra una valle e l'altra, tra un comune che dista 20 km dall'altro, già presenta una situazione diversa. Quindi la ricchezza dell'Unione Inquilini è quella di aver sempre saputo garantire un intervento che fosse tagliato sulle singole situazioni, e da quelle cose dobbiamo fare un po'. Noi pensiamo che, cioè noi, io parlo a titolo personale, ma non parlo a nome della federazione, spero che compagni di Roma poi facciano interventi per dire altro. Io penso che poiché il problema della casa è comunque legato a una matrice comune, che è quella di chiedere che ci possa essere un accesso a un tetto a prezzi proporzionati al proprio reddito, che la casa possa finalmente diventare non un miraggio, un lusso irraggiungibile che ti ossessiona per tutta la vita, ma un passaggio di vita che viene garantito semplicemente in base al fatto che la persona che la chiede ha un diritto documentabile a chiedere. Poiché il problema è uno, ed è quello, cercare di elaborare un programma che permetta di mettere insieme tutti i vari pezzetti, accordo territoriale, assegnazione, occupanti ERP, occupanti di occupazione organizzata, eccetera eccetera, è un'idea che può permetterci di porre a livello nazionale il problema casa nella sua interezza. Noi adesso abbiamo davanti un'ipotesi di governo che a me spaventa molto, l'idea che fosse possibile realizzare anche solo l'1% delle stronzate, permettetemi, non stronzate, mostruosità che si sono lette ieri in quel contratto, mi spaventa, fatico a prendere sonno se ci penso. Il nemico, io lo chiamo nemico, che abbiamo davanti è capace di tutto. O a nostra volta noi ci rendiamo capaci di superare i nostri limiti, fare in modo che ci possa essere una reazione fraterna, operativa, concreta con altri, eppure al nostro interno, oppure rischiamo di aver perso in partenza.
noi speriamo, io spero che da questo congresso possa aggiungere a tutti un input che permetta all'Unione Inquilini di sapersi rinnovare mantenendo la ricchezza che l'ha resa il sindacato importante e riconosciuto anche da altri che abbiamo oggi. È importante che l'Unione Inquilini porti avanti qui alcune proposte piccole, voglio farle. L'Unione Inquilini non ha bisogno di rottamare nessuno, ha bisogno di fare in modo che ai compagni che hanno finora prestato un lavoro encomiabile, esemplare, portando avanti l'Unione Inquilini, facendola nascere, si possa affiancare una leva di compagni, di attivisti che possano portare avanti quel lavoro insieme a loro. Nessuno chiede che qualcuno faccia un passo indietro, che ci possa essere spazio affinché le cose possano viaggiare insieme. Io ritengo che abbiamo un sindacato che ha lavorato molto bene in questi 4 anni su base nazionale. Io ritengo che si potesse fare molto poco per caratterizzare a sinistra Unione Inquilini come ha saputo fare il segretario nazionale in questi anni. Personalmente mi auguro che l'esperienza portata avanti dalla segreteria di Massimo, dall'ultimo congresso ad oggi, possa avere un futuro anche nei prossimi anni, perché immagino che il suo lavoro potrà essere utile per permettere a Unione Inquilini di crescere ancora e consolidarsi ancora di più. Grazie.